Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Canale Gianni 8. Sto facendo questo piccolo video per annunciarvi che vorrei fare un fantacalcio insieme a voi. Siamo già in 3 o 4 persone, utilizzeremo l'applicazione Lega Fantacalcio, questa qua che vedete in basso allo schermo dalla parte opposta di me. È un'applicazione fatta bene, comoda, semplice da usare, ci permette di fare aste, di fare formazioni, insomma, ci permette di divertirci alla grandissima. Ovviamente, essendo la prima volta che lo organizziamo e che lo organizzo, lo faremo ad ingresso libero, ad ingresso gratuito ovviamente. Siamo già in 3 o 4 persone, vorrei arrivare almeno ad 8, fino ad un massimo di 10-12, non di più, perché sennò poi gestire l'asta e gestire tutto diventa un problema. Vi dovrete unire al canale Telegram, di cui vi lascio il link in descrizione, per ricevere aggiornamenti sull'asta, su quando sarà fatta l'asta e per metterci d'accordo, soprattutto per far combaciare gli orari di tutti su quando fare queste aste giocatori. Aste giocatori che vorrei dividere almeno in 3, divise ruolo per ruolo, tranne per portieri e difensori, farla in una sola. Farla in un'unica asta portieri difensori, un'asta per i centrocampisti, un'asta per gli attaccanti. Poi tanto queste cose vi verranno dette meglio sul canale di Telegram. Se ci riusciamo ragazzi, vorrei cominciare con la terza giornata di campionato, quindi il 12 settembre, per quel weekend là. Abbiamo 2 settimane per riuscire a fare l'asta, quindi ci si dovrebbe fare tranquillamente. Poi, durante il corso del fantacalcio del campionato di Serie A, ci saranno vari aggiornamenti video ad ogni settimana, dove avrei intenzione di fare magari un video pre-match e un video post-match, dove andiamo a vedere magari le possibili situazioni di classifica, eccetera, eccetera, dove possiamo andare a far vedere un po' le formazioni dei ragazzi che sono sul server, insieme a noi. E tutto quanto ragazzi, quindi mi raccomando, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti se volete partecipare o altrimenti direttamente contattatevi su Telegram con il link che vi ricordo ancora di nuovo in descrizione. Vi ringrazio per adesso e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.